grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui radunati nell'ora in cui Cristo morì, le 3 del pomeriggio. Non è un caso per il quale ci troviamo qui. Vogliamo ricordare proprio oggi, l'8, la chiusura dell'ottava dei defunti che abbiamo iniziato proprio l'1, sia al santuario che nella nostra comunità parrocchiale di San Giovanni Battista. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto per tutti i popoli. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegramoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio. Il Signore è mio, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sul pascolo erboso il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo rincascio mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me ti prepari una messa, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio calice da bocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ti dai grazia, mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Venuto a mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 6 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Uno colse in suo panni e cede una spugna e postalo su una panna, gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene via a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione, che stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Passate la tarde, Maria Magdalena, Maria di Giacomo e Salome portarono ori aromatici per cantare e balsamare Gesù. Di buon mattino, quel giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro a levare il sole. Essi dicevano già loro: chi ci rotolerà via il masso per il resto del sepolcro? Entrarono nel sepolcro, vide un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E risolto. Parola del Signore. E in sede di consiglio pastorale, consigliandomi con il consiglio che supporta il parroco e il rettore nel suo operato, in
parrocchia qui e i miei collaggi collaboratori al santuario, mi hanno consigliato che questo ritrovarci insieme, l'8 a conclusione, nell'ora in cui Cristo morì, qui in parrocchia, è cosa buona e giusta, come diciamo nel prefazio. Le anime di coloro che ci hanno preceduto nel sonno della pace, di coloro che già per una grazia di Dio vivono al cospetto suo e di coloro che ancora non lo hanno raggiunto, ma che vogliono le nostre preghiere e che noi qui con il muto suffragio innalziamo preghiere e suppliche per loro, cantando inni, elevando preghiere, come incenso sarà a te, oh Dio, la mia preghiera. Così deve essere il nostro essere qui questa sera per una cappella gentilizia che verrà benedetta. Ho voluto che venisse inserita in questa circostanza di cui noi celebriamo quest'anno per la prima volta in quanto io sono parroco e reggente diretto della parrocchia. Ed è bello che i fratelli si uniscano insieme nelle gioie e nei dolori, nella salute e nella malattia, sempre e comunque ci ritroviamo con chi? Con il vivente, con Cristo Gesù. E oggi vogliamo commemorare tutti i visi, i volti di coloro che ci hanno preceduto, ci hanno amato, di coloro che hanno sofferto, di coloro che adesso non hanno più né lutto né dolore, di coloro che non hanno più il dolore appresso che li schiaccia, ma solo la gloria di Dio che li ha redenti, l'amore misericordioso. E vedete il Vangelo come si conclude? Con il sabato, il giorno dopo il sabato, coloro che si recano nel sepolcro non trovano il Cristo. Di buon mattino corrono a levare il sole e non trovano Gesù. E in questo momento viviamo la comunione dei santi tra la Chiesa del Cielo e la Chiesa terrena. Veniamo assunti da Dio, anche se non l'avvertiamo con i sensi, ma avviene questo nella liturgia eucaristica, perché lo diciamo e lo esprimiamo esplicitamente con il canto del santo, dove osanniamo a Dio insieme agli angeli e santi, l'inno della tua gloria. Perché diciamo insieme agli angeli e santi? Perché siamo con loro e osanniamo tre volte santo, il santo dei santi. Anche noi siamo chiamati alla santità, e per vivere la santità il Signore ci chiama alla conversione del cuore. Convertiti e credi al Vangelo, non è mai tardi per convertirsi, e nessuno è preposto a giudicare e puntare il dito verso la persona la quale può avere risentimenti di odio, nella quale può avere risentimenti di invidia. L'invidia e l'odio sono due brutte bestie che fanno dire cose che non si dovrebbero dire, che uccidono la dignità dell'uomo. Chi sei tu, o uomo, o donna, per giudicare e puntare il dito nei confronti del tuo fratello? Anche se i tuoi peccati fossero come lo scarlatto, io li renderò più bianchi della neve. E c'è più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 che si reputano giusti. E alla fine forse non sono giusti, non sono timorati di Dio, non amano il Signore. Che il Dio abbia misericordia di noi pellegrini su questa terra e abbia misericordia di coloro che anelano a vedere il Signore per le anime sante del Purgatorio e per coloro che si trovano nella gloria di Dio. Cosa chiediamo noi? Preghiere e suppliche per noi che siamo in questa valle di lacrime, attraverso colei che ha versato lacrime, lacrime di dolore per il suo figlio, lacrime di dolore per il genere umano, lacrime di dolore per ciascuno di noi singolarmente, perché siamo figli nel
nel Figlio, come Cristo Gesù è figlio di Maria, anche noi singolarmente siamo figli di colei che ha messo al mondo il Salvatore. E la Vergine, tante volte quando diciamo piange la Vergine, piange per ciascuno di noi. Possono essere lacrime di gioia, ma tante volte sono lacrime di dolore, come ogni mamma per il proprio figlio. Vogliamo allora innalzare preghiere suppliche oggi a conclusione di questo travaglio e ricordiamo tutte le mamme, ma proprio tutte, quelle mamme vive che soffrono per diverse circostanze qui e per quelle mamme defunte che non ci sono più, per quel cuore di mamma che ha saputo amare i propri figli e ha squarciato il suo cuore, ha dato in pasto se stessa per i propri figli, per le nostre mamme che piangono perché un figlio non si realizza nella vita, perché un figlio nasce ammalato, perché un figlio muore di morte improvvisa. Domani ho un funerale da fare di un giovane di 42 anni che lascia una moglie e una bimba. Per quelle mamme che piangono i figli dispersi per le strade, per la droga, per l'alcol, per i giochi d'azzardo. Per quelle mamme che piangono quei figli che gli vengono strappati. E sappiamo il commercio dei bambini. O Madre Santa, Madre del Salvatore, Vergine addolorata, coprici con il tuo manto materno. Tu, che hai nel cuore una spada, che ti logora e ti trafigge, fa che io possa esserti di sollievo e ogni qualvolta inciampo e cado. O Madre mia, porgimi la tua dolce mano, sollevami in questo cammino di vita, donami il tuo figlio Gesù che hai portato nel grembo, fa che io possa essere testimone autentico di quella risurrezione che dal dolore ci dà quella gioia di quella vita eterna che verrà. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo unirci in preghiera con la Madre di Gesù e gli Apostoli del Cenacolo e supplichiamo a Dio Padre in un momento di silenzio ricordandoci di tutti i nostri cari. E adesso benediciamo questa effigie della Madonna che sarà pellegrina, ci condurrà presso il cimitero dove sono le spoglie mortali di tutti i nostri cari defunti che andremo a trovare alla fine della Santa Messa. Ti benediciamo e ti glorifichiamo, Dio, trascendente ed eterno. Prima della creazione del mondo hai costituito il Cristo, principio e fine dell'universo. E hai congiunto a Lui, nel mirabile disegno del tuo amore, la Beata Vergine Maria, genetrice e socia del tuo Figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti. È lei la donna nuova che ha risollevato le sorti dell'umanità, decaduta dalla corte della prima Eva. Eletta figlia di Sion, che unendo la sua voce implorante ai gemiti dei patriarchi, ha raccolto nel cuore le attese dell'antico Israele, la serva povera e umile, da cui è sorto il sole di giustizia, il tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli che ti presentano questa statua della Beata Vergine, perché confortati dalla sua protezione, imprimano nel cuore l'immagine che contemplano. Dona loro una fede indefettibile e una salda speranza, una carità sollecita e un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione e al benessere.
operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino dell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine addolorata intercede per noi come madre gioiosa dei figli e risplende come regina del cielo. Per Cristo nostro Signore. Acclamiamo alla Vergine Santa con una marcia del nostro organo antico e la benediciamo con l'aspersione e l'incensazione. Cristo, con Cristo e Cristo, a te mio Padre.
gloria, vedremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo, che detto agli Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Luce e la pace eterna. Amen. Lo Spirito
Alfonso. Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia. Thank you.
Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa lacrima. Orso tua, avvocata nostra, a conclusione di questo pellegrinaggio parrocchiale vogliamo chiedere la benedizione del Signore su tutti noi e su tutti i nostri cari defunti qui al cimitero. Dopo aver celebrato la Santa Messa ed esserci avviati qui come pellegrini verso la Gerusalemme celeste, invochiamo Maria Addolorata perché nel suo pianto raccolga ogni lacrima per noi e la presenti dinanzi al trono dell'Altissimo. Vogliamo a lei dare il nostro cuore, quel cuore che può essere ferito da tante amarezze della vita e che lei, in virtù di madre, potrà porlo al Creatore, a Dio Padre, e farlo guarire. Un cuore affranto, umiliato, tu, o Dio, non disprezzi. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. E con questa consapevolezza, rivolgendo il nostro saluto alla Vergine Dolorosa, diciamo Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Dio, che alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato in Maria Vergine l'immagine futura, gloriosa, concedi a noi tuoi fedeli, che ci siamo messi in pellegrinaggio in questo cimitero, a conclusione dell'ottavario dei defunti, di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei, fulgido modello di virtù per tutto il popolo degli eletti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Deponiamo adesso la Madonna. La mano, la mano, la mano, la mano.
la mano del giabbaio. Bellissimo. No, a te che l'hai fatto.